Ok, questo qui era giusto per ficcarvi l'appetito. A me la parte che piace di questo video è quando parla di empowering, quando dice è incredibile pensare che tu puoi avere delle idee e poi scrivi questo programma, premi un pulsante e la cosa funziona, succede. E quindi quello che spero di riuscire a comunicare in questo corso e darvi gli strumenti è proprio questo concetto, questa idea, questa cosa per cui avete un'idea, fate il vostro programma tale per cui premete il pulsante e le cose funzionano. In generale, per qualunque cosa, o mi trovate qua in giro o mi potete scrivere una mail. La durata del corso sarà circa 72 ore, dove faremo lezioni in aula oppure qui in aula e laboratorio. Quanti di voi più o meno hanno un portatile che possono portare? Oggi? No, in generale. Ok, quasi tutti, quindi adesso avremo flessibilità di stare qui mettendo le prese ai banchi o così. Il corso non richiede conoscenze pregresse, appunto, tranne quelle di usare un computer, quindi spiegheremo tutto da zero, dalle basi della programmazione fino a cose un pochino più avanzate. È un corso molto pratico, impareremo appunto a programmare, a utilizzare un ambiente di sviluppo e a scrivere un testo come questo, che è un programma che fa fare delle cose al computer, appunto. E come dicevo, è molto diverso dal corso di analisi di questa mattina, l'approccio che utilizzeremo in questo corso. Voi immaginiamo che la programmazione, diciamo, può essere simulata e il Lego sono oggetto di tante metafore, però come vi devi insegnare a costruire, a lavorare con il Lego, a fare il Lego, d'accordo? E quindi ci sono in generale molti corsi dell'università che vanno in questa direzione, ci sono dei corsi forse più simili ad analisi, dove ci sono tante definizioni, teoremi interessanti, cose formali, precise, ok? Io non credo che in un corso di programmazione si riesca ad andare molto lontano con un approccio del genere, ok? L'approccio che faremo per insegnarvi a programmare e quant'altro è più una cosa di questo tipo, ok? Programmeremo insieme, partiremo da dei programmi semplici e poi dopo cercheremo pian piano di evolvere verso programmi più complessi. Quindi in questo corso parte forse qualcuna, ma non ci sono grandi definizioni, grandi concetti e non sono neanche cose che chiederò mai all'esame e così parleremo dell'esame. A me interessa che voi sappiate fare, che sappiate creare dei programmi e basta. Quindi cercheremo di tenere un approccio il più pratico possibile. Qual è il pericolo di un corso di questo tipo? Ok, un corso dove a un certo punto cominceremo a programmare, io farò la lavagna dei programmi e voi cercate di capire e fare questi programmi, fare delle piccole modifiche a questi programmi. Il pericolo del corso di fondamenti di informatica è già tanti anni che li insegno, e il pericolo principale del corso è questo, ok? È che voi trascriviate quello che faccio io. Se pensate a giocare ai Lego, io sono qui che sto costruendo, sto mettendo il mattoncino rosso sul mattoncino giallo e voi li costruisco veloce questi mattoncini qua, e voi là in fondo cosa ha fatto? Ha messo il giallo sul rosso e poi dove ha messo gli altri mattoncini, ok? E quindi siete così tanto impegnati a cercare di replicare quello che faccio io, ok, che perdete di vista, diciamo, il motivo per cui lo stiamo facendo, e la visione delle cose. Quindi da un lato io cercherò di fare di tutto per evitare questa situazione, e d'altro canto chiedo a voi anche, se vi accorgete che saremo in questa situazione, in cui siete lì che state scrivendo al computer per trascrivere quello che faccio io alla lavagna, ditemi qualcosa, ok? E collegato a questo chiaramente ci sono delle domande, questo qua capita spesso, io sto facendo un programma, uno è là che sta scrivendo, scrive, poi ci sono delle domande, no, cioè, stavo scrivendo così, non sono neanche pensato, semplicemente stavo trascrivendo quello che è successo. E quindi mi raccomando, se io cercherò di evitare questo, e voi ricordatemelo e alzate la mano nel caso siamo in questo schema qua di comportamento, ok? Tutto il corso è di video registrato. Ok, anche adesso prima mi è successo anche un errore, avete visto, anche adesso sto video registrando, catturo continuamente lo schermo e il mio parlato,
ok? È una registrazione, cercherò più avanti di farle meglio, però per questo primo anno qui le lezioni verranno tutte registrate, le metterò su YouTube e comunicherò una pagina con tutti i link ai video YouTube. Quindi se una volta per caso volete riguardare quello che ho detto, non siete potuti venire a lezione e così, troverete su YouTube il video un po' lungo di quello che è successo in queste tre ore in classe. Tutto il materiale didattico, slide, esercizi, tutto quello che faremo, li caricherò su questo sito, su Dolly, è il sito di Unimore in cui ci sono tutto il materiale didattico di tutti i corsi. Qui trovate il link e niente, e qui potete scaricare appunto PDF, codice, i video, metterò i link sui video YouTube in questa pagina. Quindi dopo c'è anche un libro di testo che è quello più o meno su cui mi sono basato per un po' preparare le slide, però di nuovo studiare, guardare e riguardare le lezioni serve ovviamente, ok? Ma la cosa che serve veramente è fare esercizi, ok? Quel discorso di Lego che dicevamo prima, ok? Leggere un manuale di come sono fatti i pezzi dei Lego, di quanti colori ci sono, di quanti lunghi possono essere, quant'altro serve, ok? Però serve ancora di più giocare con il Lego, fondamentalmente, per imparare a usare il Lego. E qua è uguale, ok? A volte ci sono degli studenti che rimangono indietro, mi chiedono, che non so, un libro, che libro posso guardare, ok? Ti dico un libro, però la cosa che è più importante di tutti è passare del tempo a programmare, ok? Quindi vi darò degli esercizi, potete rifare le cose fatte in classe con piccole e grandi variazioni, quindi il concetto deve essere questo, i lucidi e così sono una base di partenza, ma quello che dovete fare è provare appunto a programmare. L'esame appunto consiste nello svolgere un programma, utilizzeremo Python in questo corso qui come linguaggio di programmazione, sarà un esame, un testo, avete 2 ore di tempo per farlo, in cui vi darò un test tipo ad esempio un programma che legge un file, fa delle operazioni sui file, queste cose qua poi ve le spiegherò chiaramente, e genera come risultato qualcos'altro. Consegnerete il codice che avete prodotto, anche il codice poi capiremo cos'è, via rete o su una chiavetta, adesso verifichiamo un attimo come possiamo fare. Chiaramente farò vedere dei testi possibili di esame e alcuni esami li svolgeremo in classe tutti insieme per capire più o meno. I primi appelli saranno gennaio e febbraio, poi dopo di nuovo ce ne saranno degli altri, speriamo che nessuno ne debba fare, a giugno o agosto. Okay? Speriamo che tutti riusciate a superarli subito alla prima tornata di appello. Qua sono più o meno cose che ho già detto, un libro che consiglio è questo, qui Internos, se vedete il titolo del libro, PDF su Google, e dopo lo scaricate, fondamentalmente. Ok? E come ambiente di sviluppo utilizzeremo questi qua, Python come linguaggio di programmazione e PyCharm che sarà l'ambiente di sviluppo che utilizzeremo. Certo. Come è portatile? Perché il binario è uguale, qua è uguale. Sì, sì, per quello che vedremo è adesso cerco di. Adesso magari per la prossima volta penso un attimo un minimo di specifiche e ma grosso modo va bene con. Va benissimo. Una cosa che non sia vecchissima, va bene. Non faremo niente di stratosferico. Ok? E come contenuto più o meno pensavo a una struttura del genere. Vedremo oggi introduzione, parleremo un po' di diagrammi di flusso, che è una cosa, un formalismo grafico per pensare agli algoritmi. Lo vedremo 15 ore di proprio della base, della programmazione, altre 18 ore per vedere strutture un pochino più complesse, che sono le liste e i dizionari. Poi vedremo la programmazione ad oggetti di metodi
questo qua molto velocemente, però per darvi un'idea pratica di come si lavora, qualcosa sui file. Poi mi piacerebbe, insomma, vediamo, questo qua è un programma ottimista, ok? Spero veramente di riuscire a fare tutte queste cose e poi dopo vediamo come siamo messi. Mi piacerebbe fare qualcosa anche con delle librerie particolari come Pygame per fare semplici videogiochi, ok? E Matplotlib per visualizzare dati, creare grafici e quant'altro. E poi dopo faremo chiaramente un po' di esercizi proprio tarati sull'esame per cercare di capire cosa mi aspetto e quant'altro. Ho messo anche su Dolly già queste prime cose, le trovate su quel sito che vi dicevo prima. Ho messo anche un'ipotesi di calendario con più o meno tutte le date e cosa dovremmo fare in ogni data. Questo qua prendetelo un po' con le molle, nel senso che chiaramente poi ci saranno degli aggiustamenti nel caso che o sto andando troppo lento o sto andando troppo veloce, e dopo ci mettiamo a posto. Sono delle domande in generale sul, non tecniche, sul corso, sul... Il programma va funzionato o lo installavano? Lo dovete installare voi. Adesso magari creerò un piccolo video tutorial su come installarlo, poi molto, cioè, molto facile, però sì, lo dovete installare voi. Si può installare anche su Ok, allora Dolly. Ok, e allora adesso mi informo esattamente. In teoria vi dovrebbero essere state date all'iscrizione. E non vi sono. Ok, non so le stesse? Sono identiche, dovrebbero essere uguali a quelle della mail, quelle studenti, Unimore, cioè quel vostro numero di matricola, studenti, Unimore. Dovrebbero essere quelle lì, le stesse della mail, almeno per me sono quelle della mail. Fate la prova, se non riuscite ad accedere con la mail Unimore, stessa cosa, anche una cosa che non ho detto, per il wifi, visto che adesso porterete il portatile e quant'altro, io comunicherò la lista degli iscritti alla persona di riferimento, qui il tecnico di riferimento, che vi manderà una mail con il vostro account nel giro di 3-4 giorni, col vostro account per accedere al wifi qua dentro all'edificio. Sì, il sito Dolly è questo, appunto. Esatto, voi quando ci arrivate su dolly.ingmounimore.it è fatto così. Qui adesso io credo che siano le credenziali, sono quasi sicuro che siano le credenziali di posta, però verificate, fate il login, dopodiché navigando su ingegneria informatica, fondamenti di programmazione. Dopo qui li trovate, non li ho caricati, li sto ancora perfezionando, quindi li carico man mano che un po' li facciamo. Comunque ho caricato le cose per almeno la prima settimana. E poi dopo qui ci aggiungerò man mano i video, gli esercizi. Altre domande sulla struttura in generale del corso. Hai montato di seguito? Come? No, facciamo una pausa. Facciamo una pausa a metà, poi lo facciamo ancora. Ok.
Allora, come base, diciamo, voi imparerete cose più dettagliate su come funzionano e come sono costruiti i computer, diciamo, nel corso di architettura dei calcolatori. Okay? Qui c'è soltanto una, due slide, giusto di infarinata, giusto per dire due termini, appunto. Quindi, il computer è questo, un calcolatore elettronico che sulla base di dati e istruzioni è in grado di processare, eseguire le istruzioni che operano sui dati, quindi ad esempio un'istruzione potrebbe essere in più, i dati potrebbero essere, che ne so, il 3 e il 4, e il computer applica l'istruzione ai dati per ottenere un risultato che potrebbe essere 7. Okay? Quindi riceve in ingresso due cose, i dati e le istruzioni, li elabora per generare in uscita un risultato. E quello che noi fondamentalmente impariamo in questo corso è queste due frecce qua, diciamo, okay? Come spiegare i dati e le istruzioni a un computer perché questo possa operare. Da un punto di vista molto generale, l'architettura di un computer standard classica funziona con un'architettura molto vecchia del 1946, fatta da questo von Neumann, ed è fatta di questi tre parti fondamentali, che sono fondamentalmente la CPU, quindi quando parleremo di CPU è l'unità di elaborazione che processa le istruzioni per far qualcosa al computer, la memoria, okay? Tutti i computer hanno una memoria dove sono contenute sia i dati che le istruzioni che la CPU deve elaborare per generare il risultato, e la memoria appunto si divide in due macro categorie, okay? La memoria centrale, quella che si chiama la memoria RAM, è quella fondamentalmente in cui tipicamente il computer accede per fare le operazioni e quant'altro. La memoria secondaria, tipicamente associata tipo ai dischi, all'hard disk del computer, è la memoria dove invece vengono memorizzati dati o qualunque cosa per un lungo periodo. Generalmente la memoria centrale è volatile, cioè quando spegnete il computer la memoria centrale viene cancellata, invece la memoria secondaria è permanente, quindi anche quando spegnete il computer i dati, le cose che avete memorizzato nel vostro hard disk ovviamente sono ancora lì. Quindi un computer con questi elementi, specialmente con questi due elementi, sarebbe già in grado di lavorare, okay? Prendere cose dalla memoria, fare quel ciclo che vi facevo vedere prima, cioè quel prendere dati, istruzioni e generare un qualcosa, ma non ha modo di comunicare quello che sta facendo con l'esterno. Okay? Potrebbe calcolare operazioni e quant'altro, ma non ha modo di comunicare appunto sia i dati che ha prodotto con l'esterno. E per questo ci sono altre due componenti, quello che si chiama input-output, input che permette appunto di ricevere dati dall'esterno, per cui qualcuno potrebbe dire voglio proprio fare la somma di 3 più 4, e poi forse ancora più importante di poter dire all'esterno 7, di poter stampare a video 7, di poter fare qualcosa con questo. Uno dei concetti fondamentali che cercheremo di vedere in questo corso è il concetto di algoritmo. Okay? Quindi abbiamo visto super velocemente l'architettura di un computer per far sì che il computer possa lavorare, possa prendere i dati di input, fare delle operazioni e generare un risultato, ha bisogno di una procedura. Okay? Procedura che appunto noi chiamiamo algoritmo, cioè un insieme di azioni o istruzioni che eseguite secondo un ordine prestabilito permettono di trovare il risultato cercato sulla base dei dati di ingresso. Okay? Quindi ad esempio una procedura per fare la moltiplicazione di due numeri potrebbe essere espressa in questo formalismo che dopo vedremo meglio, però con questo algoritmo, diciamo, che rappresenta
una sequenza di passi per realizzare una certa cosa. Ad esempio, questo algoritmo cosa fa? Ha un inizio, il computer inizia a processare le istruzioni e i dati da questo punto, leggiamo quella che chiameremo una variabile, che tra poco definiremo, leggiamo una quantità che chiamiamo W, il secondo passo che deve fare questa procedura, questo algoritmo, è leggere un'altra variabile che chiamiamo Y, moltiplichiamo queste due quantità e assegniamo, sono due termini che adesso vi sto introducendo così, poi dopo vedremo magari un pochino meglio, mettiamo il risultato in una variabile Z, una quantità Z, per poi stamparlo. Quindi in un certo senso un algoritmo è una procedura che un'operazione complessa, tipo moltiplicare due numeri, viene specificata e chiarita tramite una serie elementare di passi collegati in una determinata sequenza. E a tutti gli effetti un computer è semplicemente, almeno per quello che ci interessa in questo corso, un rapidissimo esecutore di questi algoritmi, di queste sequenze di istruzioni. È un rapidissimo esecutore di questi blocchetti qui. Okay. Giusto per introdurre un po' di termini, abbiamo quello di algoritmo che abbiamo visto adesso, cioè una procedura, come dice qua, una procedura di trasformazione di un insieme di dati iniziali in un insieme di risultati finali mediante una sequenza di istruzioni non ambigue. Okay? Quindi quello che chiameremo un diagramma di flusso, cioè una serie di blocchetti collegati uno dopo l'altro come quella procedura di prima, è un modo non ambiguo per dire cosa deve fare il computer quando vuole moltiplicare due numeri. Abbiamo un linguaggio di programmazione che è appunto un linguaggio tale per cui noi riusciamo a spiegare, a descrivere al computer qual è quello schema a blocchi, quella serie di blocchetti che abbiamo in mente. Quindi un insieme di simboli e regole per rappresentare le istruzioni di un algoritmo e la loro concatenazione per descrivere lo schema a blocchi. Il programma è il risultato di l'algoritmo più linguaggio di programmazione, fondamentalmente è preso un'idea di un algoritmo e l'ho tradotto effettivamente in un programma. Poi ho messo questo previa compilazione, tipicamente lo vedremo meglio dopo, un linguaggio di programmazione è un linguaggio in cui descriviamo dei concetti con delle parole chiave, come ad esempio for, if, while, che sono molto espressive, okay? Vedremo che un programma semplice sembra quasi un testo in inglese, più che una cosa, diciamo, per un computer. Ci vuole un processo, che non vedremo esattamente, una procedura, che trasforma questo linguaggio, questo programma di alto livello, in una sequenza di zeri e uni che il computer possa capire. Okay? Quindi c'è un processo di compilazione, che vedremo in concreto come si realizza, che trasforma il nostro testo scritto, quello che sarà il programma, scritto nel linguaggio di programmazione, in una sequenza di zeri e uni che il computer può capire. E poi finalmente c'è il processo, cioè una volta che ho scritto un programma, un processo è il computer che mette in esecuzione quel programma, che mette in esecuzione quella sequenza di passi per fare la cosa. I diagrammi a blocchi, vediamo anche flowchart, sono un formalismo grafico per rappresentare gli algoritmi. Quindi attraverso il diagramma a blocchi si può indicare l'ordine di esecuzione delle istruzioni ed è fatto fondamentalmente da dei blocchi al cui interno possiamo scrivere delle operazioni che un computer deve realizzare
e delle frecce che concatenano uno con l'altro le istruzioni da seguire. Ci sono dei blocchi, diciamo, a fione, blocchi in cui viene fatta una cosa, entra una freccia da questi blocchi ed esce una freccia, per indicare una serie di azioni che si susseguono uno dopo l'altro, e poi ci sono dei blocchi invece di controllo, condizione o quant'altro, fatti in questo modo. Entra una freccia e ne escono due. Ok? All'interno del blocco condizione c'è quello che chiameremo un test. Ad esempio, è vero che il numero è maggiore di 10? Se sì, vai da una freccia, se no, vai da un'altra freccia. Okay? E questi qui sono i blocchi elementari, con cui tra poco faremo un esempio, con cui riusciremo a creare i nostri algoritmi e i nostri programmi. Quindi, tra poco faremo degli esercizi. Per noi, per realizzare un algoritmo, creiamo un flowchart, un diagramma blocchi, che deve mettere tante istruzioni dentro a dei rettangolini e collegare questi rettangolini con delle frecce. Ci sono o dei rettangoli semplici, chiamiamoli, per cui entra una freccia, si fa un'istruzione, e avanti con la seconda freccia e poi dopo troveremo un altro rettangolino e via così, oppure dei rettangoli più complessi dove entra una freccia, c'è un controllo da fare e poi dopo escono due frecce in un caso o nell'altro. Quindi, questa è la base dei diagrammi ad hoc. La cosa adesso che dobbiamo stabilire come regola è cosa ci scriviamo dentro ai blocchetti stessi, per poter iniziare a lavorare, ok? E la cosa fondamentale è questa: dobbiamo mettere dentro a questi blocchi, okay, le operazioni che possiamo inserire dentro un diagramma blocco, devono essere delle istruzioni elementari, delle istruzioni non ambigue che il calcolatore deve essere in grado di eseguire. Quindi, le regole che utilizzeremo per adesso sono queste. In generale, io cosa penso che il mio calcolatore sia in grado di fare? E quindi, quali sono le cose che io posso pensare di mettere dentro a un blocchetto, un'operazione elementare, per realizzare un algoritmo? Le ipotesi che faccio sono che un calcolatore è in grado di leggere e stampare delle cose. Ad esempio, leggi X vuol dire che chi sta davanti al computer in qualche modo inserisce una cosa, che può essere un numero 7 oppure una parola Marco, ok, e stampa X, stampa un risultato a video. Posso immaginare il classico programma che funziona alla tastiera, in cui quando c'è la GX mi aspetto che la persona che ha il computer prema il pulsante 7, e quando invece stampo stampa X venga fuori una stampa con scritto X uguale 7. Facciamo subito questo punto 3, che è più facile. È in grado di eseguire operazioni elementari, più o meno per diviso. In questo percento di solito si considera un'operazione particolare che è il resto della divisione intera, quindi tipo 3 per cento 2 fa 1, perché farei 3 diviso 2 che fa 1, resto 1. Ok? Lo vedremo tra poco. Potremmo fare degli assegnamenti di variabili, okay? Potremmo calcolare delle espressioni e assegnare il risultato di queste espressioni a una variabile, un'incognita, cioè una determinata grandezza identificata da una lettera, fare dei test elementari, come quelli che dicevo prima, uguale, diverso, maggiore, minore, ok? Quindi x maggiore di 10, x uguale a Marco e così via. E poi c'è quest'ultimo pezzettino qui, che è una cosa un po' tecnica,
cioè la disponibilità di valori immessi in ogni momento dell'esecuzione. Questo vuol dire che se io in un blocco faccio legge x, oppure faccio x uguale a 3, quella x dopo può essere accessibile in qualunque altro blocco del mio diagramma. Okay? Facciamo subito un esempio per capire di cosa stiamo parlando. Okay? Vogliamo fare un algoritmo, un diagramma a blocchi, con questo semplice programma. Ricevi in ingresso un numero, stampa più se il numero è positivo, stampa meno se il numero è negativo. Okay? Le cose che ho detto finora come vengono realizzate? Okay? Quindi dobbiamo prendere in ingresso un numero e poi stampare più, se dovremo capire se il numero è positivo o negativo, e stampare più o meno come risultato. Quindi, ad esempio, un diagramma a blocchi potrebbe essere una cosa fatta così. Okay. Possiamo subito usare un blocchetto con all'interno un'operazione elementare che consiste nel prendere in ingresso un valore. Possiamo usare un altro blocchetto in cui possiamo inserire un test, ok? Possiamo chiederci, ma x è maggiore di 0? Poi posso avere altri due blocchetti, uno ci scrivo stampa più, l'altro ci scrivo stampa meno, okay. E adesso per finire devo collegarli in modo che le istruzioni abbiano una sequenza non ambigua. Poi magari qua ci mettiamo un altro blocchetto che chiamiamo fine, per dire che il programma è fine. Okay. L'ultima cosa che dobbiamo fare è mettere qui, capire in quale caso vado da una parte, in quale caso vado dall'altra. E questo qua è il primo modo con cui creeremo un diagramma a blocchi. E rappresenta, e questo qui rappresenta un algoritmo, rappresenta una serie di operazioni non ambigue, concatenate con un determinato ordine, che fanno sì che, ricevuto il numero x, il computer stampi più o meno a seconda che il numero è maggiore. Dentro i blocchi ci ho potuto mettere solo delle operazioni elementari, quelle che dicevamo prima, cioè soltanto o legge o stampa, o del più o meno delle operazioni matematiche, o dei test elementari, come ad esempio maggiore, uguale, minore, e così via. Quindi, perché questo sia un algoritmo che va bene, deve rispettare un po' queste regole, ok? Dentro i blocchi ci devono essere soltanto operazioni elementari, è così, ci deve essere un flusso di esecuzione di questo algoritmo univoco, ok? Cioè deve essere sempre chiaro e possibile, chiaro quantomeno deve essere possibile capire che strada prenderà il nostro, la nostra esecuzione. Quindi questo è il primo blocco, poi sicuramente si va in questo, qui abbiamo un test che ci dice se si va da una parte o si va dall'altra, e poi si va qui, okay? Quindi è chiaro, quindi questo qua in effetti
è un algoritmo che fa quello che può fare. Stampa se stampa sì se il numero è maggiore di 0, stampa meno se il numero è minore di 0. Okay. Se il numero è uguale a 0, meno. Okay. Quindi il programma è, in questo senso, è ben specificato, d'accordo? Quindi se il programma semplicemente si chiede se x è maggiore di 0, vado da questa parte, se non è maggiore di 0, o perché è negativo, o perché è 0, 0 non è maggiore di 0. Quindi questo test risponderebbe no, falso, e il risultato è, fatto sta che andrebbe in questo ramo del... Ok? Provate 3 minuti a pensare alla modifica tale per cui se è vero stampa 0. Ad esempio, potremmo farlo in più modi. Facciamo legge x, lo faccio diventare un blocchetto che c'è prima. Qua mi chiedo x è uguale a 0? Okay. Allora, se lo è, allora posso già stampare 0. Chiaramente non sto a disegnare perché a fare del casino con le frecce,
stampa 0, dopo andrebbe al blocco di figli. Okay. Mi chiede x per caso uguale a 0? Se sì, mi tolgo subito questo caso e concludo che è 0, altrimenti vado nel resto e capisco se è maggiore. Assolutamente, assolutamente. Questo blocchetto qui l'avrei potuto mettere anche nel caso del qui, del no. Quando sono no, prima di concludere che è negativo, prima mi faccio la domanda se per caso non fosse zero. E in quel caso, assolutamente, sì, avremmo potuto spostare questo stesso blocco. Quindi, quello che faremo oggi, domani, per due lezioni almeno, è provare a fare questi giochetti qua, ok? Di provare a pensare questi schemi a blocchi. Ok? Quindi, in un certo senso vedremo che una volta capito questo gioco dei blocchetti, okay, dopo diventa abbastanza semplice, no, però diventa relativamente semplice trasformare uno schema blocchi di questo tipo in un programma vero e proprio. Okay? Potremmo immaginare questo schema blocchi qua, praticamente qua ho semplicemente scritto quello che c'era scritto nei blocchi in una serie di righe, pensando alla le istruzioni una dopo l'altra, okay. E poi dopo con dei termini un pochino più strani ci sono le stesse cose scritte proprio in Python nel linguaggio che utilizzeremo. Okay? Questo legge diventa questo input, qua c'è l'operazione, la scrivi diventa print, okay? In questo senso il codice, questo è un programma scritto in un linguaggio di programmazione che assomiglia per certi versi all'inglese, ci sono dei termini in inglese, degli input, print, float è un termine un po' particolare, lo vedremo a breve. Okay. E con questo, e questo sarà direttamente eseguibile dal vostro computer. Quando voi scrivete queste righe qui nel vostro computer, in un ambiente di sviluppo, avete realizzato quella piccola cosa che dicevamo prima, okay? Avete un'idea e potete realizzare un programma che fa quell'idea. In questo caso è una cosa molto stupida, okay? Però avete fatto una cosa tale per cui quando premete il pulsantino nell'ambiente di sviluppo vi chiede due numeri e vi calcola la moltiplicazione tra questi numeri. Okay? Quindi, quello che faremo, giusto così per scaldarci, per i primi esercizi, è concentrarci su questa parte. Okay? Poi dopo vedremo nelle lezioni come tradurre un diagramma blocchi di questo tipo in un codice e poi pian piano dopo penseremo direttamente in termini di codice senza più considerare i diagrammi. Okay? Quindi, prima di continuare con una serie di altri di quei giochini lì, di diagrammi e blocchi, vediamo soltanto alcuni concetti che sono semplici, li ho già detti, però giusto per avere qualche definizione in più. Okay? Un concetto fondamentale con cui lavoreremo è quello di variabile, okay? E la variabile a tutti gli effetti sono come le incognite nelle equazioni di matematica, d'accordo? Sono delle grandezze, ok? Associate a un nome di riferimento per quella grandezza. Quando scrivete x uguale a 3, ecco, avete realizzato un'associazione tra un concetto a x e un valore che è il numero 3. Quando vi riferite a x, vi ricordate che x valeva 3, era associato al numero 3. Nelle variabili questa associazione può cambiare nel tempo, perché inizialmente la grandezza x è associata al numero 3, dopo un po' nel vostro programma fate x più 2 diventa 5. Okay? Quindi
È una grandezza che è rappresentata da un nome simbolico, il cui valore può cambiare durante l'esecuzione dell'algoritmo. Da un punto di vista di architettura, lo vedrete meglio nell'altro corso, rappresenta uno più celle di memoria contenenti delle informazioni, okay? Potete immaginare che nella memoria centrale, quella che abbiamo chiamato la memoria RAM del vostro computer, ci siano tante caselle, cassettini, possiamo immaginarli, okay? All'interno di un cassettino ci mettete un valore, tipo il numero 3, e vi ricordate che quel cassettino lì lo chiamate X. Quando volete accedere alla X, aprite il cassettino corrispondente e vedete che valore c'è dentro. Okay? Durante l'esecuzione dell'algoritmo potete cambiare il bigliettino che c'è dentro a quell'algoritmo, metterci un altro numero in modo da cambiare il valore della variabile. Un'operazione che facciamo con le variabili è quella di assegnamento, in cui assegniamo un valore a una determinata variabile, mettiamo il fogliettino dentro al cassetto, quindi W uguale a 3 vuol dire impostiamo il valore di W a 3, Y uguale read oppure leggi Y, ok? Userò una cosa molto flessibile, l'importante è che spero che sia importante capire il concetto. Entrambi questi modi di scrivere vogliono dire leggi un qualcosa da input e metti quello che hai letto dentro a Y. Nella valutazione di un'espressione si sostituisce ad ogni variabile il suo valore e si eseguono le operazioni. Quindi ad esempio in un blocco come questo, z uguale a w per y, quello che devo fare è prendere il valore di W, prendere il valore di Y, moltiplicarli e assegnare quello che ho ottenuto alla variabile Z. Okay? In un blocchetto elementare di questo tipo in verità faccio più cose, faccio sia una moltiplicazione che un assegnamento per salvare il risultato di questa operazione in una variabile, cioè quindi in una determinata cella di memoria. Ok? Una cosa che non è una cosa in più rispetto a quella che abbiamo visto adesso, ma uno schema particolare, è cosa succede quando in un diagramma blocchi, anziché le frecce andare sempre dall'alto verso il basso, ogni tanto le frecce si chiudono in un ciclo. Okay? Per cui ho un diagramma blocchi di questo tipo, ad esempio. Questo qui è un diagramma blocchi un po' strano, vedete? Allora, i blocchi sono sicuramente quello che ho scritto dentro, i rettangolini sono cose elementari, c'è un n uguale a 0, che vuol dire un assegnamento, assegno il valore 0 a una variabile, a un'incognita che chiamo n. Ogni blocco ha un seguito ben definito, questo blocco esegue il blocco print n, stampa n, in cui stampo 0 a video, poi ho questo blocco qui. Okay. Cosa fa questo blocco qui? In generale io quando eseguo un blocco, cosa devo fare? L'abbiamo detto un attimo fa, devo prendere la parte che sta a destra dell'uguale, sostituire le variabili col valore che hanno in quel momento, fare le operazioni, e poi eventualmente fare l'assegnamento. Okay? Quindi in questo caso n vale 0, faccio 0 più 1, 1, il risultato 1 lo assegno alla variabile che sta a sinistra dell'uguale, quindi n diventa 1. Okay? Dopodiché questa freccia qua fa una cosa molto strana, anziché andare in giù, torno in su e stampo 1, poi dopo vado giù e di nuovo faccio la stessa cosa, guardo a destra dell'uguale e assegno le variabili, quindi 1 più 1, 2, assegno il 2 alla variabile n, poi la freccia torna su, stampo 2, stampo 3, stampo 4, stampo 5, ok? Ho fatto un programma che stampa i numeri, 1, 0, 1, 2, 3, non si ferma altro, ok? Questo programma qui
cerchiamo di seguire lo stesso ragionamento e cerchiamo di capire cosa fa. Vedete che in generale quando un programma ha un ciclo, okay, diventa molto più complesso seguire quello che il programma sta facendo, mentre negli esempi di prima, per quanto fossero semplici, erano, partivo da leggere dall'alto in basso, facevo legge X, legge Y, ci poteva essere eventualmente una diramazione, come nel caso del più e il meno che abbiamo visto prima, ma grosso modo lo leggevo con un libro dall'inizio alla fine. Quando un programma comincia a avere dei cicli, cioè delle frecce che tornano in alto, la cosa si complica, okay? I blocchi possono essere eseguiti più e più volte, d'accordo? Quindi come un libro in cui ogni tanto devo sempre tornare a leggere le parti precedenti. Questo altro diagramma cosa fa? Parte con una variabile, n uguale a 0, stampa 0, c'è qua giù un'altra freccia, dove fa di nuovo questo gioco, n uguale a n più 1, e per risolverlo, l'abbiamo già detto, guardo cosa c'è di qua dall'uguale, sostituisco le variabili con il loro valore, 0 più 1, 1, il risultato lo assegno a cosa c'è a sinistra dell'uguale, n vale 1, e poi qua però c'è un test di nuovo, dove mi chiedo, n è per caso minore di 10? Se sì, ritorna su, se no, vai giù e finisci. In questo caso n vale 1, abbiamo detto, 1 è certamente minore di 10, torno su, stampo 1, n diventa 2, 2 è minore di 10, certamente, torno su, okay? Stampo 2, avanti, 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 arrivo qui, stampo 9, 9 più 1, 10, assegno n uguale a 10, mi chiedo, 10 è minore di 10? No, finisco. Okay. In questo caso, questo programma stampa tutti i numeri da 0 a 9 e poi finisce. Okay. Quindi, l'esercizio che... adesso faremo degli esercizi. Questo tipo di esercizi, quello che dobbiamo cercare di fare, partendo anche da cose più semplici, di ragionare in questi termini, okay? Come si susseguono i vari blocchi che eseguono uno dopo l'altro. Facciamo magari due, poi dopo facciamo un po' di pausa. Iniziamo col primo programma che ho fatto io da piccolo, quando finalmente mi hanno regalato il computer anziché la bici. Per fare il furbo con mio fratello, ho fatto questo programma che diceva chi ha ragione, se l'utente, se gli scrive la parola Marco, il programma dice risposta corretta, altrimenti dice risposta sbagliata. Poi c'è una cosa che il computer ha sempre ragione, perché le discussioni con mio fratello venivano risolte in questo modo. Okay. Quindi, provate a pensarci voi un attimo e provate a buttare giù un diagramma di flusso che realizza questo tipo di programma. Okay. Pensando che oltre al test maggiore e minore, come abbiamo visto prima nel caso, c'è anche il test appunto di uguaglianza, come abbiamo visto con x uguale a 0. Sì, come volete. In verità adesso ci sono dei formalismi, io non mi focalizzo sui formalismi perché tanto poi questo qua lo facciamo adesso per giocare un po', poi passeremo direttamente a programmare. Effettivamente, forse il vostro collega, molto spesso i test vengono fatti con dei rombi, anziché come dei rettangoli, si disegnano con dei rombi, in modo che dalle due punte del rombo partono le due frecce. Però il concetto è uguale, potete disegnarlo un po' come volete. Thank you.
se non si mette nulla, nulla. Si fa qualsiasi risposta. No. Ok, perfetto. Quindi, vediamo come si poteva fare questo. Questo è molto semplice da solo. Potremmo ad esempio stampare soluzione poteva essere questa, no? È stata molto, molto simile a quello che abbiamo fatto prima, questo. Stampiamo semplicemente chi ha ragione per come dare un'imbeccata all'utente, alla persona di inserire un qualcosa, leggiamo una variabile che chiamo x, immagino che l'utente si scriva Marco oppure qualcos'altro. Qui c'è questo simbolo particolare, ok? Uguale uguale. Okay? Questo qui pian piano lo impareremo a vedere, questi simboli qua. Di solito si usa nella programmazione uguale uguale è un test di uguaglianza, mentre un solo uguale è l'assegnamento, vuol dire x lo prendo e gli metto il valore Marco, okay? Assegno il valore Marco alla x, uguale uguale è una domanda, è vero che x è uguale a Marco? È come quello che avevo scritto prima, x uguale a Marco, punto interrogativo, okay? Se è vero vado hai ragione, se è falso, falso non lo sto neanche più a scrivere, tanto o è vero o è falso, okay? I test sono sempre bidirezionali, quindi c'è una condizione che fa una cosa e l'altra è tutto il resto delle possibilità. Se è falso hai torto, il programma finisce, okay? Facciamone un altro. Ci sono domande qua? Sì, intendiamo proprio quello, intendiamo proprio scrivere a video è la cosa, qui non ce l'ho messo, no. se non ce lo metto e c'è scritto dell'italiano vuol dire che intendo stampa quella cosa lì. Ok, qui sarebbe stato più corretto. Scrivere boh così. Qui non. Non sono rigoroso né sui simboli né su quello che scrivo dentro perché cerco di, cioè, vorrei soltanto farvi capire l'idea di come si lavora con questi blocchetti. Poi quando lavoreremo con un linguaggio di programmazione vero e proprio, gli diventerà invece fondamentale scrivere bene il comando di print che deve essere scritto esattamente in quel modo e così. Per adesso concentriamoci soltanto sull'idea di come si muovono le cose in questi blocchetti. Proviamo a fare quest'altro e poi dopo facciamo pausa. Il 2. Realizzare un programma calcolatrice. Il programma chiede all'utente un numero, primo operando, un'operazione, più o meno per diviso, un altro numero, il secondo operando, e poi
effettua l'operazione e stampa il risultato. Okay. Qua. Qui l'unica cosa, provate a pensarci come lo fareste, tenendo ben presente che dentro i blocchetti elementari dovete scriverci soltanto, dentro i blocchetti, soltanto operazioni elementari, non dovete scriverci fai l'operazione che l'utente aveva messo prima, ok? Dovete scrivere soltanto operazioni come quelle che abbiamo visto. Si dà per scontato che l'utente inserisca un numero, non può inserire qualsiasi altra cosa. Diamo per scontato che l'utente si comporti. Fondamentalmente il concetto è quello: se l'utente ha messo più, allora farai una cosa, farai il più; se ha messo il meno, allora farai il meno; se ha messo il per, farai il per; se ha messo il diviso, farai il diviso. Uguale a più, operazione uguale a meno.
Ok, vediamo anche qui. Quindi anche qua possiamo vedere una soluzione, tipo possiamo stampare, inserisci numero. Beccate all'utente e leggiamo delle variabili, quindi ad esempio inserisci numero 1 e leggi x, stampa, inserisci operazione, leggiamo op, la chiamo l'operazione, inserisci numero 2 e leggo y. Ok. A questo punto posso mettere dei controlli sull'operazione che è stata fatta, ad esempio l'operazione è uguale a più. Quali intendo collegati in questo modo? L'operazione è uguale a più, se sì, ma potremmo direttamente metterci risultato uguale a x più y. Allora, in che senso? Se no mettere cosa? Se non vuoi uguale. Un uguale, ok. Un uguale, allora, adesso stiamo lavorando così nel mondo delle idee, quindi vale tutto, d'accordo? Potete scrivere qualunque cosa. Un uguale rischi, quando scriveremo i programmi, però quando invece scriveremo i programmi dopo non farà più tutto, dopo ci vogliono due uguali, ci vanno uguali, ci vogliono uguali, ci vanno uguali. Di solito un solo uguale si intende l'assegnamento, cioè si intende quando ho una variabile e io gli metto dentro un valore. Quindi se scrivessi op uguale a più, voglio intendere che op è una variabile e io gli sto mettendo dentro il più, quello chiameremo la stringa. Mentre invece doppio uguale è quello che di solito, in Python è così, è un test. Mi faccio una domanda, è per caso vero che op è uguale a più? Quindi di solito è per questo che ci sto mettendo due uguali. E qua è stampa R. Uguale a più, se è più allora faccio il più tra le variabili, faccio la somma e poi stampo il risultato e avanti così per tutte le altre combinazioni. Se c'è il meno faccio il meno.
se c'è il per. Faccio il per. Se c'è il diviso. Faccio il diviso. Ok. Potremmo mettere il blocco di fine. Ripeto, siamo, per adesso siamo nel mondo così, non c'è male. Ci sono alcuni linguaggi di programmazione, okay, che richiedono che tutte le variabili che uno vuole usare nel corso del programma vengano dichiarate all'inizio del programma. Okay? In altri linguaggi di programmazione, come ad esempio Python, questa cosa non è necessaria. Quindi in mezzo a un programma io posso mettere R uguale a execution e automaticamente noi non scenderemo questo livello di dettaglio, però quando il programma viene messo in esecuzione, il computer tramite il sistema operativo riserva una cella di memoria, gli assegna, capisce che quella è la R e lo vedremo un po' più avanti. Comunque sì, no, non, in generale non è necessario definire. L'ultimo? Dopo rispondiamo. Ok, allora è un'ottima domanda, è un'ottima osservazione quella. Il vostro collega dice: ma l'ultimo controllo è inutile, questa freccia qui potrebbe andare direttamente a questa freccia qua, perché se l'utente è stato rigoroso nell'inserire, non ha fatto scherzi, ok, se non è più, non è meno, non è per, rimane soltanto il diviso, d'accordo? Quindi una possibilità è sicuramente quella che dice il vostro collega, okay? Questa freccia qua potrebbe andare direttamente nella divisione, okay? Perché effettivamente non c'è altra possibilità. Un'altra cosa invece l'avevo fatto così per questo motivo, la domanda che avrei fatto era questa: è completo questo programma, questo algoritmo è completo? No. Non è completo, c'è una sequenza di operazioni, in teoria, adesso poi se l'utente è stato bravo e rigoroso non si verifica mai, ma c'è una sequenza di operazioni dove non ho specificato cosa succede, ok? In particolare se lui mi scrive come operazione A, ok, un'operazione che non è tra queste, arrivi in una zona del programma che non so più dove devo andare, non devo andare da questo ramo. Nella mia esecuzione vado in questo spazio qua bianco dove chissà cosa succede, okay? Quindi questo algoritmo qui non è completo, okay? Dovremmo inserire, per farlo completo, o facciamo quello che diceva il vostro collega, cioè questa freccia la mandiamo qui e allora diventa completo, okay? Oppure ci mettiamo un altro blocco, tipo ad esempio quello che avevo in mente io era questo. Avremmo fatto un altro blocco con scritto operazione non valida, stampa. Ma facendo come dice il collega, quindi collegando l'ultima freccia direttamente alla divisione, arriveremo a una conclusione e magari non è quella attesa, perché se l'utente non ha chiesto la divisione gli appare lo stesso. È vero. Arrivo subito, finisco soltanto. Un altro modo per completarlo era questo. Allora,
quello che ha appena detto il vostro collega è un'osservazione giusta. Uno dice, va bene, allora se noi cortocircuitiamo, cioè facciamo una freccia che da qui va direttamente qui e l'utente mi aveva scritto A, ok, noi gli diamo il risultato di una moltiplicazione, di una divisione che non era quello che era stato chiesto, ok? Allora, è verissimo, okay? Adesso, per adesso diciamo ignoriamo questo problema, nel senso ci sono tante cose che potrebbero succedere in questo programma per cui in verità non sapremo come comportarci, ok? Se ad esempio quando c'è questa legge X, l'utente mi scrive Marco, io dopo ho un bel da voler fare, Marco più 3, però non ho definito l'operazione, tra, o anche cose più sottili, no? La Y è 0, faccio una divisione per 0, okay? Ci sono tante cose per cui un programmino del genere può dare risultati strani, okay? Diciamo che se l'utente si comporta bene, scrive numeri su numeri e scrive le operazioni che c'erano scritte nel testo, potremmo fare questa freccia, okay? Più ci mettiamo dei controlli extra, più appunto garantiamo che il programma funzioni anche in altri casi. Ad esempio, dopo questa legge X avremmo potuto mettere un controllo che dice, ma X è un numero, se ci fosse dovremmo credere che c'è un'operazione elementare, un test che dice X uguale a numero, ok? Se possiamo scrivere un blocco elementare di quel tipo all'interno del blocco, potremmo mettere questa condizione e a quel punto decidere di far terminare il programma se non è un numero, fare una freccia che ritorna a chiedergli il numero un'altra volta, okay? In modo da cercare di mappare tutte le possibili strade che il programma può prendere, okay? Per adesso, diciamo, per quello che volevo farvi vedere, va bene così. E in generale non lo vedremo tanto, non vi invito tanto a farlo adesso con i diagrammi e blocchi, perché non avete la possibilità di verificare se quello che fate va bene, ok? Quando trasformeremo questi diagrammi e blocchi in programmi, ok, dopo se c'è un errore il computer vi dirà che c'è un errore, quindi avete un feedback diretto su cosa sta succedendo, ok? Quello che volevo dire era questo: adesso non vi invito, vi inviterò, ok, quando faremo i programmi, a farvi questi ragionamenti e provare a fare le modifiche di cui stiamo parlando, ok? Ho fatto il programma calcolatrice, voglio vedere e voglio mettere a posto cosa succede se l'utente scrive Marco al posto che un numero. Come devo mettere a posto il programma perché funzioni lo stesso? Allora scriverete quelle cose che dicevamo adesso, se X è un numero torna la freccia in alto, cose di questo genere. Lo farei solo un attimo dopo, così che avete la possibilità di testare veramente quello che stiamo facendo. Ok, allora farei un pochino di pausa, diciamo che facciamo fino alle 50 di pausa e poi dopo seguendo quella cosa così, però viene fatto come lei dopo la partizione le va automaticamente sul libretto elettronico e si trae. Lei può uscire prima, dopo può guardare, eventualmente si sta registrando, dopo può guardare in uno schermone. Sono già disponibile adesso, però dovrei andare su Dolby e okay, allora provate, avete già la casella di posta minore con il vostro codice, poi è studenti.org.it.
con quelle account dovresti accedere a un se non ci riuscite con una parte di cui dovrebbe tutto la scatoletta, facciamo un Dropbox in qualche modo e poi sarebbe lì però se c'è un po' di emozione una pianeta per me. Non c'è un orario, solo fatta informale, cioè quali possono essere le possibilità. Poi dopo, ok, raccoglie le comunicazioni, tutto lo che vuoi, la consegna del cliente, l'ufficiale, usando il cliente, dove effettivamente vediamo, prendiamo atto, diciamo, quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. E dopo li vanno direttamente gli esami in carriera, la sua C3, che poi non è che non so se ti sia, non si è carriera, ma poi c'è la carriera. Ok, allora, partiamo con un altro di questi diagrammi di flusso un po' più complicato, perché vedremo, qui innesteremo quelli che sono appunto cicli, ok? Realizzare un programma che chiede all'utente un numero n, il programma legge da input n numeri, e ne calcola la somma, ok? Quindi ad esempio lui scrive 3, se 3 vuol dire che devo leggere 3 numeri, quindi ad esempio dopo legge 4, 5, 6, ok? Fa la somma di questi, adesso vedremo come, e stampa 15 alla fine, ok? Allora, cerchiamo, lo vediamo già da adesso e lo vedremo ancora di più quando andiamo avanti con i programmi che diventeranno più complicati, cerchiamo di, prima di realizzare questo programma qui, che è troppo complesso, okay, cerchiamo di farne un altro più semplice. Okay? E il programma che proviamo a fare adesso è realizzare un programma che chiede all'utente un numero n, il programma legge da input n numeri. Ci fermiamo qui. Okay? Vogliamo che se lui ha scritto 3, dopo leggiamo 3 numeri, se lui ha scritto 10, leggiamo 10 numeri e così via. Ok? Una volta che abbiamo fatto questo, faremo la somma. Okay? Facciamolo direttamente insieme questo perché è un po' strano e magari... Stampiamo inserisci n, che è il numero di numeri che voglio leggere. Ok? Una stringa che è solo un'imbeccata all'utente per spiegare all'utente cosa deve fare e poi in questo n uguale a leggi oppure leggi n oppure n uguale a read, così intendo appunto l'utente scriverà qualcosa 3 e il valore 3 verrà messo dentro la variabile.
chiaro che adesso dobbiamo leggere n numeri, okay? Dobbiamo innescare un ciclo, okay? Un qualcosa che ripeta dei blocchi per leggere dei numeri tante volte quanto n, okay? Quindi proviamo a buttare giù uno schema e cercare di capire se una cosa del genere può funzionare, ok? Tipo ad esempio, qua potremmo mettere stampa, inserisci numero. Adesso stampa. Poi leggiamo il numero, chiamiamola x, la variabile dove leggiamo il numero, okay. Poi diciamo che questa freccia qua, ad esempio, la mandiamo qui. Nel senso che non siamo troppo lontani da quello che vogliamo ottenere, cioè abbiamo letto n, il numero di numeri che vogliamo leggere, poi stampiamo, inserisci un numero, leggiamo quel numero e lo mettiamo in x, poi dopo torniamo su, inserisci un numero, leggiamo un numero, inserisci un numero, leggiamo un numero, inserisci un numero, leggiamo un numero, quindi dopodiché lui legge i numeri per sempre, ok? Quindi abbiamo innescato il meccanismo giusto, cioè abbiamo innescato un meccanismo che ci permette di leggere tanti numeri, d'accordo? Adesso dobbiamo riuscire a fermarci quando ne abbiamo letti n, d'accordo? Se riusciamo a fare questa cosa qua, abbiamo fatto quel primo step che dicevamo, abbiamo fatto un programma che se scrivo 3, legge 3 numeri, se scrivo 100, legge 100 numeri e via così, ok? Per farlo cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di, in un certo senso, capire quanti numeri abbiamo già letto. Ad esempio potremmo fare una cosa così. Dopo che abbiamo letto un numero, prima di tornare su, ci scrivo una cosa del tipo n uguale ad n meno 1. Fa sempre così, non uscirà mai da qua e leggerà sempre tantissimi numeri, d'accordo? Però questa volta in questo ciclo qua ho inserito un'informazione che mi permette di capire quanti numeri mi mancano in un certo senso. Ad esempio, supponiamo che lui avesse scritto 2, che doveva leggere soltanto i 2 numeri, quindi qua cosa succede? Stampo e inserisci numero. Leggo un numero, calo n di 1, ok? Questo calo n di 1 è perché sto facendo un'operazione in cui prendo le cose che sono a destra e, come ben detto, sostituisco le variabili con il loro valore. In questo momento n vale 2, quindi sto facendo 2 meno 1, 1 e assegno 1 a quello che c'è a sinistra dell'uguale. Quindi dopo questo blocco qui n diventa valore 1. Ok? La freccia torna su, leggo un altro numero, rifaccio questa operazione qui, questa volta n vale 1 meno 1, 0, ok? N vale 0 e torno su. Vedo che quando n è arrivato a 0, io ho proprio già letto due numeri, ok? A questo punto
provate voi un minuto a pensare alla modifica da fare a questo programma per effettivamente leggere n numeri. Per adesso ne leggo infiniti numeri, ok? Il programma continua a girare qua dentro, ok? Sulla base di quello che abbiamo detto, riusciamo a pensare alla modifica da fare per leggere n numeri? Generale, vi lascio ancora un po' per pensarci, però la cosa qui sarà da mettere uno di quei blocchi, un test, no? Il trucco sarà da mettere un test, in modo che se succede una determinata cosa, torno in su e continuo il giro. Se succede un'altra cosa, vado avanti perché vuol dire che il giro è finito, ok? Quindi qui il trucco, quello che vorremmo fare, è fondamentalmente andare a mettere un qualcosa qua in mezzo. Andare a mettere un qualcosa qua in mezzo, prima di questa freccia, dove in un caso andrò su, nell'altro caso andrò da un'altra parte. Questo qua dovrebbe essere un test, tipo un qualcosa che dice, non so, n maggiore di 0, se n maggiore di 0 vai di qua, altrimenti vai di qua. Oppure, se riesco a fare una cosa del genere, innesto un ciclo che gira, 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 però a un certo punto questa condizione cambia e fa andare l'esecuzione da un'altra parte. Okay. Provate a pensarci solo un altro po', poi dopo vediamo la soluzione.
solo un programma da fare computer. Niente teoria. Niente teoria, solo un programma da fare computer. Anche il prossimo semestre. Come? Anche il prossimo semestre. No, 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 vi parlo per il mio esame. Nel senso il prossimo semestre. Cioè il prossimo semestre è un altro esame, un altro prof, un altro. Ah, no, 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 il prossimo semestre vengono gli altri prof e ognuno decide. Avete questioni anche così, venite tutti a farmi tutte le domande, io sono contento. Ok, allora in generale qua io ho messo questo, questa variabile qui, questo blocco qui, scusate, un blocco fondamentale perché il numero di numeri che devo leggere, n, cala di 1 ogni volta che leggo un numero, ok? Quando questi blocchi qua, tipo n uguale n meno 1 o n uguale n più 1, dove c'è la stessa variabile da una parte e anche dall'altra dell'uguale, sono blocchi tipicamente fatti in questo modo che incrementano o decrementano una variabile. Ok? Quindi ad esempio in questo caso abbiamo fatto l'esempio col 2, dove n letto all'inizio era 2, ogni volta che il programma passa per questo blocco qui, quello che fa è mettere un 2 qui, toglie 1, ottiene un valore 1, che assegna di nuovo alla variabile n. Quindi passando per questo blocco qui, la variabile n decrementa di 1. Chiaramente se ci fosse stato un più invece sarebbe incrementata di 1, ok? Quindi ogni volta che il programma passa di qui n cala di 1 perché in un certo senso ci stiamo tenendo in memoria in n il fatto di che abbiamo già letto un numero. Potremmo immaginare a questo punto possiamo concepire n come quanti numeri devo ancora leggere, ok? All'inizio ne devo leggere ancora n, 2, ne devo ancora leggere tutti quelli che ho da fare. Ogni volta che passo di qua, n cala di 1 perché il numero l'ho già letto. Quindi passo la prima volta, n diventa 1 perché devo leggere ancora un numero. Passo un'altra volta, n diventa 0 perché non devo leggere più numeri, devo leggere ancora 0 numeri. Okay? Quindi la condizione che potremmo mettere qui è proprio ad esempio n uguale a 0, ad esempio. Se n è uguale a 0, sì, vado di qua, no, vado di qua. Ok. Il programma gira ogni volta decrementando n, quando n diventa 0 il programma va avanti da questa parte perché vuol dire che ho già letto n numeri.
Quindi quel programma che dovevamo leggere nei numeri e calcolare la somma, per adesso abbiamo fatto una parte, abbiamo letto nei numeri, adesso dobbiamo calcolare la somma, d'accordo? Per farlo vediamo come possiamo fare. Ok. Facciamo un altro blocco. Facciamo una cosa simile a quella che suggeriva il vostro collega all'inizio e metteremo una variabile che chiamo S di somma uguale a 0 all'inizio del programma. S sarà la variabile che tiene in memoria la somma dei numeri arrivati fino a questo punto. Ok? Inizialmente ho letto 0 numeri, la somma è 0. Ok? Ad ogni giro di questo ciclo qui posso fare S uguale ad S più X. Parliamo un attimo di questa operazione qui. Okay. S uguale S più X. Come struttura è un po' simile a quella di sopra, no? In particolare questa è quella che in informatica di solito si chiama una somma in accumulo. Okay. Cioè nella variabile S vengono di volta in volta accumulati i valori delle X. Perché dico questo? Perché vedete, ad esempio, S... Supponiamo che S valga 0 come all'inizio, okay. Quindi qua c'è uno 0, aggiungo a 0 la X, il numero che ho letto. Ad esempio, supponiamo che l'utente abbia scritto 3, okay. 0 più 3, 3, assegno il 3 alla variabile S. Quando il programma passa per questo blocco qui, alla variabile S viene, all'ultimo valore che aveva prima la variabile S, gli viene aggiunto la X. Il valore della x, ok? Quindi l'utente come primo numero ha messo un 3, quando passa di qui la variabile s che valeva 0 diventa a valore 3. Farà un altro giro dove magari la x vale 5, a questo punto la s valeva 3 più 5 fa 8, da questo punto in poi la s vale 8 e lui continua a girare, in cui accumula, catasta dentro la s tutti i valori delle x che ha ottenuto. Quindi in effetti stiamo calcolando la somma di tutti gli x che sono stati inseriti. Ok? E quindi in un certo senso, arriva la domanda, in un certo senso questo programma, questo algoritmo finisce il problema che avevamo, ok? Adesso, quando il programma arriva qui, questa freccia qui, S è proprio
la somma degli n numeri inseriti dall'utente. Okay? Abbiamo letto n numeri, ogni numero è andato a finire nella x e ogni numero è stato accumulato dentro la s, che quindi sarà la somma delle variabili che l'utente ha inserito. Quindi a questo punto potremo solo fare un ultimo blocco qui con scritto stampa s, avremo stampato la somma delle variabili che sono state inserite dall'utente. Ok? Supponiamo di non aver messo questo s uguale a 0, di non averlo messo questo blocco qui. Okay? Quando arrivavo in questo blocco, okay, avrei avuto una grossa confusione, d'accordo? Perché dovevo rispondere, dovevo sviluppare questa parte qui, s più x, e io non so quanto vale s. Okay? Quindi, in generale, tutte le volte che ho delle espressioni con delle variabili a destra dell'uguale, devo essere ben sicuro che quelle variabili lì abbiano un valore quando ci arrivo, d'accordo? Quindi è fondamentale che sia s che x abbiano un valore, in questo modo io posso effettivamente fare la somma e poi assegnarlo al valore della s stessa, d'accordo? X sicuramente il valore ce l'ha, perché l'ho letto precedentemente. Okay. S, di nuovo, ed è questo il motivo per cui l'ho aggiunto là in alto, ho messo S uguale a 0 per tenere conto, per dare un valore iniziale alla variabile S. Okay. Quindi in generale è vero che io devo leggere n numeri, okay, però in generale i blocchi di per sé non hanno... Non so se interpreto correttamente, credo che la domanda del vostro collega è: se qui scrivo stampa n, mi immagino, se qua io scrivo stampa inserisci n, mi immagino che il blocco successivo debba essere la lettura di n. Non so se ho interpretato correttamente la domanda. Come mai invece c'è s uguale a 0 che non c'entra niente con la n? Ok? Perché quella cosa da capire è che i blocchi hanno, come posso dire, ogni blocco ha un significato per sé, quindi in teoria io qua posso mettere inserisci n, io potrei anche voler ingannare l'utente per assurdo, dirgli inserisci n e poi fare dei blocchi che fanno tutt'altro, ok? È un programma che non ha senso, che stampa inserisci n e poi dopo fa altre cose, però va bene, ho fatto un programma fatto così, ho fatto un algoritmo fatto così, d'accordo? Inserisci n, qua potrei anche avere 150 blocchi, ok? Se dopo ho il blocco n uguale leggi, siccome il computer, come dicevamo, è un esecutore velocissimo di questi programmi qua, lui da quando stampa inserisci n a quanto ha eseguito 150 blocchi ed è arrivato a questo n leggi, è passato un anno secondo. Quindi l'utente non se ne è neanche accorto di quello che è successo. Effettivamente legge il valore, inserisce il valore che va a finire dentro la variabile n. Okay? Quindi s uguale a 0 l'ho messo qui, l'avrei potuto mettere anche qua sopra, l'avrei potuto mettere anche qua sotto. Okay, l'avrei potuto mettere in qualunque punto, dopo parliamo un attimo di qualunque punto, mi serve soltanto per dare un valore iniziale alla variabile s, così che il tutto funzioni quando arriverò a questo s uguale a s più x. Ok? Thank you.
un altro modo di rispondere alla domanda del vostro collega, credo che questo interessante, è questo. Io al posto che la n, io qui uso una variabile che chiamo k. Ok? Cioè, tutte le n le ho chiamate k invece. Il mio programma non è cambiato, ok? L'algoritmo fa sempre la stessa cosa. Se scrivessimo questo programma qua in un linguaggio di programmazione e lo eseguissimo, il risultato sarebbe identico, ok? È come avere un'equazione dove l'incognita si chiama x piuttosto che si chiama y. Il risultato dell'equazione è sempre uguale, d'accordo? È soltanto un nome simbolico che io do alle x, alle y, alle variabili, ok? Quindi anche in questo caso io poi gli ho detto stampa inserisci n, poi o gli ho detto addirittura scrivere inserisci il numero di numeri che vuoi leggere senza indicargli n, k, niente, ok? Ma il fatto che qua ci abbia scritto una n e qua ci sia una k piuttosto che una n non c'entra niente. Il fatto è una cosa concettuale, nel senso, questa k qui, quello che io chiamo k nel mio programma, è quello che nella mia testa è il numero di numeri che bisogna leggere. Poi che questo concetto qui, numero di numeri che debba leggere, lo chiamo n, k, a, b, c, non cambia niente, ok? È solo un nome simbolico che io do a una grandezza, ok? Va bene, allora penso, per oggi mi vorrei fermare qui. Mi sembra già che ci abbiamo messo molta carne al fuoco. Non vorrei fare un altro esercizio che se uno è veramente sul pezzo e a casa vuole provare a pensare agli altri esercizi, penso sia un ottimo esercizio, ok? Altrimenti questa sera meditate e poi dopo domani mattina riprendiamo con gli esercizi. Solo.